Da parte mia, ovviamente, come sempre, un grazie a Longarone Fiere, perché nonostante l'impossibilità di organizzare questa manifestazione in presenza, ha deciso comunque di portare all'attenzione alcuni temi di stretta attualità sul tema, diciamo così, dell'edilizia, legate soprattutto in particolare al bonus 110, che è un po' una delle, ormai diventata una legge che ha bisogno di. Che è diventata di estrema attualità. Insieme a ricostruire da alcuni anni si svolge Arte in Fiera. Vedo qua l'amico Franco Fonzo che saluto e che è sempre Buongiorno. al nostro fianco, e anche lui ovviamente si è inventato questa sorta di mostra virtuale in modo da comunque tenere viva l'attenzione su un tema come quello dell'arte, che è importante, che ha dato grandi soddisfazioni a Franco da un lato, ma anche a Longarone Fiere, con delle manifestazioni che nel corso degli anni sono cresciute sempre più. Quindi con un filo ovviamente di dispiacere per non poter ritrovarci in presenza, penso che in questo momento siano comunque momenti che ci possono permettere di tenere viva l'attenzione sul mondo fieristico. La legge dice che dal 1° luglio si può riaprire con tutta una serie ovviamente di attenzione e limitazioni. Mi auguro veramente che possa ripartire il nostro programma con l'autunno, con la Fiera Foreste, con Arredamonte, con la Mostra Internazionale del Gelato. E tornare, diciamo così, a quella normalità che stiamo aspettando, ma soprattutto far diventare, continuare a di far diventare Longarone Fiere un motore pulsante dell'economia della nostra provincia, e ovviamente per noi è un punto di riferimento essenziale. Tutte le manifestazioni e gli eventi che vengono organizzati hanno comunque una finalità di garantire questo sviluppo al nostro territorio. Quindi da parte mia, questo è il mio semplicissimo saluto. Io vi lascio perché ho tutta una serie di riunioni una dietro l'altra. Saluto il presidente, saluto Franco, saluto tutti voi e mi auguro veramente che il prossimo anno potremo ritrovarci proprio in presenza con Ricostruire Arte in Fiera, perché in questi ultimi anni è una delle manifestazioni che ha dato più soddisfazione a Longarone Fiere.